Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo filmato di trucco e outfit. Lo so, sono mancata molto in queste tipologie di filmato, ma sono finalmente tornata. Allora, vi mostro il mio outfit solito per andare a scuola guida, ma può essere utilizzato anche per andare, che ne so, se lavorate in un negozio di abbigliamento. In ufficio non credo, o meglio, dipende che parte amministrativa fate. Però può essere anche per il tempo libero, varie funzioni può avere questo tipo di outfit. Allora, incominciamo direttamente da sotto. Dato che la stagione si sta facendo bella, è arrivato il tempo di mettere le ballerine, che sono comode, non sono troppo basse, quindi non fanno male neanche ai piedi e a chi è alta come me, che spesso gli fa male la schiena se sono troppo spianelle le scarpe. Poi indosso i leggings a jeans versione chiara, sono morbidissimi e mi ci trovo molto molto bene, quindi ve li consiglio ovviamente. E poi sopra una maglietta piuttosto sbarazzina, piena di colori, dato che l'estate e la primavera mi mette molta felicità. Vi faccio un giro e questa è la maglietta. Per quanto riguarda invece l'acconciatura, una coda di cavallo, che tutti sapete farla, tirata all'indietro, niente bombature. Vogliamo essere abbastanza anche sbrigativi, perché la mattina si sa, dormiamo tutti davanti allo specchio e quindi ci dobbiamo sbrigare. Per quanto riguarda il trucco, invece, una cosa molto naturale: sugli occhi un po' di mascara per non avere uno sguardo troppo spento, un po' di correttore illuminante, un po' di blush che dà luminosità, il blush quello in crema, perché vi ricordo sempre che in queste stagioni è meglio utilizzare prodotti in crema visto che fa caldo. E sulle labbra rimango, penso metterò un gloss, ancora non ho messo nulla, o probabilmente più che un gloss è un balsamo labbra. Vi faccio rivedere il mio outfit di oggi, magari girando per voi. E ecco qui, spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacione grande grande e ci vediamo nel prossimo filmato. Ciao ciao!